Nel giorno che segna la maglia nera per l'inquinamento da benzene la Sicilia, sbarca a Palermo il ministro dell'Ambiente Corrado Clini. Va ridotto il peso del traffico privato, vanno potenziati i servizi pubblici, è opportuno promuovere forme di modalità diverse di trasporto che vanno dalla bicicletta alle auto elettriche. Altro tema dibattuto è quello dei termovalorizzatori che dovrebbero sorgere in Sicilia. Il governo Monti, dice Clini, li ritiene uno strumento usato in Europa e in Italia per recuperare energia dai rifiuti. L'inquinamento, per così dire, che viene dai termovalorizzatori è molto, ma molto più modesto da quello che deriva, per esempio, dal traffico autoveicolare. Ieri il ministro Clini era stato in visita a Lipari dopo l'alluvione, annunciando lo stanziamento di 9 milioni di euro e ribadendo che si deve lavorare sulla prevenzione.